Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo, in formato video, dove io personalmente vi leggo i bugiardini. In questa nuova serie di video, tratterò l'argomento relativo alle malattie o patologie che purtroppo spesso affliggono molti di noi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, attivare la campanellina e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, principi attivi che assumi o malattie che stai combattendo, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute. In questo video ti parlo della malattia o patologia scialoadenite. Che cos'è la scialoadenite? La scialoadenite è l'infiammazione, acuta o cronica, di una ghiandola salivare. Solitamente interessa la parotide o la ghiandola sottomandibolare, ma esistono anche rari casi di scialoadenite delle ghiandole salivari minori, specialmente quelle del palato duro o del labbro. Quali sono le cause della scialoadenite? Le cause più frequenti sono l'iposecrezione ghiandolare, i calcoli ostruttivi e le infezioni. Il microorganismo più frequentemente coinvolto è lo Staphylococcus aureus, ma tra gli agenti responsabili possiamo trovare anche gli streptococchi e vari agenti virali. Fattori predisponenti sono la disidratazione, i traumi e l'uso di farmaci quali i diuretici e gli antidepressivi. La scialoadenite, inoltre, è particolarmente frequente nei pazienti affetti da xerostomia, secchezza del cavo orale causata da un flusso di saliva ridotto o assente, o da sindrome di C. Gren, malattia infiammatoria cronica autoimmune caratterizzata da secchezza orale e oculare e nei soggetti sottoposti a irradiazione del cavo orale. Talvolta, l'infiammazione può svilupparsi senza alcuna causa evidente. Quali sono i sintomi della scialoadenite? I sintomi principali della scialoadenite acuta sono dolore e comparsa di una tumefazione monolaterale, con arrossamento della cute sovrastante, eritema. Comprimendo la ghiandola coinvolta, che appare dura e diffusamente dolente, talvolta si può evidenziare la fuoriuscita di pus dal dotto escretore della ghiandola. A questi sintomi possono associarsi febbre, brividi e cefalea. Le forme croniche o recidivanti possono decorrere, invece, in maniera quasi del tutto asintomatica. Diagnosi. La diagnosi si basa su un'adeguata raccolta anamnestica e sull'esame obiettivo, palpazione e spremitura della ghiandola, durante una visita specialistica otorinolaringoiatrica. In generale, è opportuno completare lo studio con un'ecografia del collo per confermare la diagnosi ed escludere la presenza di eventuali calcoli all'interno del dotto escretore della ghiandola interessata. Qualora persistano dei dubbi, è possibile ricorrere a metodiche di secondo livello quali la TC o la RM, risonanza magnetica. Trattamenti. Il trattamento varia a seconda dell'eziologia, della causa, ma in genere prevede la somministrazione di una terapia antibiotica, abbondante idratazione, l'uso di agenti che stimolano la salivazione, sia logoghi, impacchi caldi e un'adeguata igiene orale. Nelle forme croniche o recidivanti, invece, può essere indicato un trattamento chirurgico da parte dell'otorinolaringoiatra. Fonte. Informazioni rilevate dal sito humanitas.it. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima patologia esaminata.